Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Ben ritrovati amici di Agricoltura Veneta, vi parliamo da Chioggia, dal mercato ortofrutticolo, che ha un nuovo presidente, Giuseppe Boscolo Palo. Com'è la mattinata intanto? Beh, la mattinata è bella, c'è un bellissimo sole, il radicchio sta continuando purtroppo una stagione piuttosto negativa. È un mercato debole, i consumi sono deboli, c'è tutto un sistema che è debole e che bisogna intervenire. Tra l'altro io sono un amministratore unico. Non c'è più il presidente. Non c'è più un consiglio di amministrazione, si è scelto questo percorso, soprattutto lo ha scelto i produttori. Quindi io rappresento i produttori, un mercato della produzione finalmente sarà gestito dal mondo della produzione. Il sommario di questa puntata. Il mercato ortofrutticolo di Chioggia dunque sarà gestito direttamente dalle organizzazioni dei produttori. Nuovo presidente e tanti buoni propositi. Intanto soffre sempre più il radicchio di Chioggia per le basse quotazioni. Bilancio positivo per la latteria Soligo, il cui fatturato si è consolidato attorno ai 70 milioni di euro. I suoi formaggi sono stati accolti alla grande a Cibus, il salone mondiale dell'alimentazione di Parma. Si delinea una bella stagione per i 1400 agriturismi del Veneto. Accoglienza e cibo sempre più curati e personalizzati. Apprezzato in particolare il rapporto qualità-prezzo. Parte la caccia alle nutrie che tanti danni stanno provocando alle colture e al sistema idraulico. La Regione Veneto ha approvato la legge per il loro abbattimento, anche sparando con i fucili. Nel castello del Cataio di Battaglia Terme, nel parco dei Colli Euganei, fine settimana dedicato ai vini vulcanici, vini coltivati su terreni di origine vulcanica. Dunque una prima novità, non c'è più presidente ma c'è un amministratore unico e soprattutto qui nel mercato comanderanno da questo momento i produttori. Sì, la società Ortomercato è composta da una parte pubblica, dalla SST che è proprietaria dell'immobile e da tre operatori, Oppo Veneto, Capo e Sico, che è una società di operatori privati in questo senso. La Capo cos'è? La Capo è la cooperativa diciamo che ha sede a Conche, ma storicamente presente all'interno del mercato e in questo mercato fa quasi il 50% di attività di produzione. Comunque lo sottolineiamo, la maggioranza è dei produttori di questo mercato in questo momento. La maggioranza è dei produttori, ripeto, è una situazione anche storica, è una rivoluzione in questo senso, perché credo che non ci sia nessun mercato in Italia che abbia una gestione praticamente data in mano ai produttori. Cosa significa questo? Significa sostanzialmente che la politica ha fatto un passo indietro ed è una cosa illuminante che sia la politica che faccia un passo indietro, dà la responsabilità al mondo della produzione di governarsi e di decidere, di scegliere quale linea, quale politica, quale struttura darsi per dare poi il reddito alle aziende. Quale sarà la sua linea, la linea che lei intende dare? Beh, intanto il mercato deve rilanciarsi, deve essere uno strumento, deve crearsi un appeal importante verso il mondo della commercializzazione, quindi deve pulirsi all'interno, deve trasmettere trasparenza nelle contrattazioni e soprattutto la qualità del prodotto. Queste sono le linee un po' generali che bisogna dotarsi per valorizzare il territorio. Un'altra cosa va detta, si vuole caratterizzarlo fortemente a marchio IGP, il radicchio che viene trattato. E adesso sentiamo i produttori, le voci dei produttori, che cosa pensa di fare di questo mercato ortofrutticolo di Chioggia. Ci
si aspetta molto dalla svolta che è stata data alla gestione del mercato ortofrutticolo di Chioggia. Un amministratore unico, la presenza maggioritaria delle organizzazioni dei coltivatori, un programma innovativo di promozione, significativi progetti di sviluppo. Si punta su un più decisivo gioco di squadre sulla qualità certificata dei prodotti. Si è dunque calata sul tavolo una carta molto importante per gli ortaggi di Chioggia, a partire dal radicchio tondo e dagli asparagi, due prodotti principi del territorio. È determinante a questo punto giocarla bene a beneficio dei coltivatori della terra. Hanno un ruolo primario due organizzazioni di produttori, Oppo Veneto e Capo, cooperativa agricola di produttori ortofrutticoli. Questo, diciamo, è un po' un passo in avanti nella gestione del commercio prodotto ortofrutticolo, che segue un po' le indicazioni, quello che dice la comunità europea rispetto a questo tema. Per noi è una speranza, ma comunque un obiettivo quello di attrarre clienti, attrarre produttori, affinché questo diventi effettivamente uno sbocco interessante per chi trasforma il radicchio, chi lo lavora, la quarta gamma, gli industriali, in modo che ci sia diciamo informazioni trasparenti per tutti quanti. Come Oppo Veneto avete un'idea particolare? Quale sarà il vostro impegno? Il nostro impegno sarà quello di organizzare la produzione, quindi di programmare quello che il mercato richiede, in modo da dare una risposta adeguata in termini di reddito ai produttori. Che cosa vi aspettate? Ci aspettiamo una risposta sia da parte dei potenziali clienti, come che saranno interessati a nuovi modelli di gestione, e anche dai produttori. In sostanza un rilancio. Sì, un rilancio, ed è necessario anche per Chioggia stesso, per il comune di Chioggia e per le aree limitrofe. Possiamo dirlo un nuovo tempo, però diciamo che è una cosa che in qualche maniera noi a nostro tempo avevamo in qualche maniera prefissato, cioè la direzione del mercato, la conduzione di questo stabilimento, che fosse dato dai produttori. Perché questo? Perché siamo un mercato della produzione, non siamo un mercato al dettaglio, e appunto che la politica abbia fatto un passo indietro per noi è una cosa di grande successo. Adesso andremo a indicizzare i nostri programmi in futuro in funzione appunto alle regole che andranno a ristabilirsi all'interno del mercato, in funzione ai periodi, alle tipicità e quant'altro dei nostri prodotti che arriveranno all'interno di questa struttura. Che scenario intravedete? Intravederemo un scenario un po' diverso, mi auguro, con le nuove regole, perché sembra una cosa da poco, ma dar regola all'interno di una struttura che in qualche maniera si era consolidata nel tempo, secondo il nostro punto di vista è qualcosa di importante. Le regole verso a chi viene a acquistare, le regole ai produttori, una regola fondamentale verso a un momento un po' di difficoltà che sta attraversando la nostra agricoltura. Torniamo con Giuseppe Boscolo Palo, amministratore unico del mercato ortofrutticolo di Chioggia. Che funzione hanno questi mercati? Sono sempre attuali? Se ne parla tanto? Ma sicuramente una riflessione va fatta, ed è una bellissima domanda in questo. Abbiamo dei mercati all'ingrosso, tipo Padova, che è importante per la nostra area e ha un'attività commerciale rivolta all'estero, import-export importante. Io credo che i mercati della produzione, quindi emanazione del territorio e quindi la raccolta del prodotto che proviene da un territorio, non possono non essere satelliti di questi mercati all'ingrosso. Ma in realtà che funzione hanno i mercati all'ingrosso in questo momento? Si parla di crisi. No, il mercato all'ingrosso, questo è un mercato della produzione intanto. I mercati della produzione devono raccogliere il prodotto di un territorio. Noi lo raccogliamo questo prodotto, lo dividiamo perché ci sono tanti commercianti che vengono a prenderlo e poi ne perdiamo le tracce. Noi dobbiamo essere gestori di questo, quindi dobbiamo collaborare con i mercati all'ingrosso, tipo Padova, in entrata e in uscita. Noi dobbiamo accogliere all'interno i prodotti a marchio che transitano attraverso i mercati all'ingrosso e in uscita, attraverso sempre questi mercati all'ingrosso, proporsi anche all'estero. E perché no? A Dubai, nei paesi emergenti e così via, dove non conoscono il radicchio di Chioggia, IGP. Insomma, guardate distante. Dobbiamo necessariamente guardare distante, dobbiamo infrastrutturare la struttura del mercato, che è uno strumento in mano ai produttori.
per questo bisogna costruire, abbiamo anche una possibilità attraverso i patti territoriali di costruire delle celle di accoglienza, ma anche dei punti vendita per vendere i nostri prodotti. Notizie di Agricoltura Veneta. L'abbattimento delle nutrie sarà possibile con ogni mezzo. Caccia aperta, dunque, a queste bestie la cui diffusione costituisce un grave pericolo per la sicurezza idraulica e per i raccolti. È quanto prevede una legge della Regione Veneto, approvata con larghissima maggioranza e salutata con grande soddisfazione dagli agricoltori, che in questi anni si sono visti danneggiare orti, cereali, rive di canali. Un'invasione sempre più disastrosa. La legge riporta i mezzi che si possono usare per la loro eliminazione. Armi comuni da sparo, armi da lancio individuale, trappolaggio con successivo abbattimento dell'animale, metodi e strumenti messi a disposizione dalla comunità scientifica e ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione Veneto. Sono stati stanziati inoltre fondi per le trappole e per lo smaltimento delle carcasse. Ha avuto un ampio seguito il progetto per le scuole dell'Associazione Nazionale Bonifica, il cui evento conclusivo si è svolto al Liceo Modigliani di Padova. Una giornata all'insegna della fantasia, della creatività, del colore e di un reale interesse per il territorio, l'ambiente e la sicurezza idraulica. Particolarmente significativi i disegni presentati dai ragazzi della scuola primaria Don Mercante di Cellore di Illasi, Verona, la cui attività è stata incoraggiata dal Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta. I disegni, assicura il presidente Silvio Parise, saranno utilizzati per promuovere l'attività del consorzio. Fine settimana con i vini vulcanici, nel castello del Cataio di Battaglia Terme, all'interno del Parco Regionale dei Colli Euganei. Si tratta di vini tipici, particolarmente pregiati e caratteristici, provenienti da vigneti coltivati su terreni di origine vulcanica, come quelli veneti dei Colli Eugani nel Padovano, delle colline veronesi dei Lessini e di Soave e vicentine di Gambellara. Siamo sempre nel mercato ortofrutticolo di Chioggia con l'amministratore unico Giuseppe Boscolo Palo. Lei ha accennato prima, l'ha accennato al radicchio di Chioggia, questo qui è il cuore del radicchio di Chioggia, un radicchio che sta un po' battendo il passo. Ma batte il passo soprattutto per il prezzo. Per il prezzo sicuramente, e quindi bisogna riuscire a imporre una dinamica del prezzo, un governo del prezzo, che oggi non abbiamo. Ma perché non abbiamo? Perché non conosciamo né la produzione locale in maniera molto specifica e neanche quella extra-regionale. Allora, questo radicchio proviene sicuramente dai campi di Chioggia, ma purtroppo è radicchio tondo, per questo radicchio non è certificato. Io sono anche il presidente del consorzio di tutela del radicchio di Chioggia e invito tutti i produttori dell'area di Chioggia a fare il percorso di iscrizione al CSQA e quindi anche al consorzio per valorizzare sempre meglio e sempre di più il radicchio che proviene da quest'area. Comunque da un anno il radicchio zoppica un po', torno a parlare delle quotazioni. Ma è più di un anno, se andiamo indietro nel tempo, solo nel 2013, perché c'è stata una situazione atmosferica particolare, non solo in questa zona ma in tutta Europa, dove il prodotto mancava, il prodotto rosso mancava, e quindi era necessario che la quarta gamma lo acquistasse e ha preso quotazioni. Da quel momento, quindi da giugno del 2013, il prezzo sta languendo anche qualche volta sotto il costo di produzione. Una pausa per la pubblicità, restate con noi, subito dopo un servizio dedicato alla latteria di Sonigo che è tornata con successo dal Cibus di Parma. Hanno avuto un'ottima accoglienza i prodotti della latteria Soligo a Cibus, il Salone Internazionale dell'Alimentazione di Parma. Ne sono state apprezzate l'identità, la tipicità inconfondibile, garantita dal certificato di origine. Il commento di Mario Della Riva, responsabile marketing. Abbiamo fatto una bella figura, nel senso che abbiamo partecipato alla più importante fiera dell'alimentazione a livello nazionale e penso sia a livello europeo la seconda dopo l'Italia.
il SIEL di Parigi, una bella vetrina. Quello che posso dire è che Latteria Soligo si è presentata con un messaggio forte, basato proprio sul concetto di Soligo alimenta il benessere. Oggi l'attenzione del consumatore è verso i prodotti che danno sicurezza. Il fatturato della Latteria Soligo, che conta 200 soci, si attesta sui 70 milioni di fatturato. Nell'ultimo bilancio si parla di consolidamento di posizioni. Crescono i numeri, ma come per tutto il settore, lo sviluppo è condizionato dal calo generalizzato dei prezzi, che raffredda i margini di rendimento e di business. Il bilancio lo ritengo che sia stato un buon bilancio, anche se dentro di me vorrei sempre fare qualcosa di innovativo, di migliore. È stato un buon bilancio, sicuramente. Chiuderei la cosa dicendo così: il 2013-2014 e il bilancio 2015 si è chiusa un'epoca, è finita l'epoca delle quote, ora si apre un'epoca del mercato libero, che è un qualche cosa di totalmente diverso. Dovremo affrontare un mercato diverso con sfide diverse, saranno delle sfide molto importanti. Questo riguarda sia i prodotti caseari, sia il latte fresco, sia per quanto riguarda anche i sottoprodotti come il siero. Per il latte la situazione si sta facendo sempre più precaria, al di là dei provvedimenti che si annunciano e che comunque non sembrerebbero decisivi. Intanto tante stalle minacciano di chiudere perché non ce la fanno più a far quadrare i conti. E dal mercato ortofrutticolo di Chioggia siamo spostati in un campo di radicchio, qui siamo proprio nel cuore di un radicchio tipico, il radicchio tondo di Chioggia, quando questo è IGP. Ma una domanda intanto, radicchio e formaggio, Sabina? Sicuramente sì, mi viene in mente dei piatti che sono stati preparati col Montasio, tanto per dire che è una DOP, e che è un prodotto DOP, della provincia, anche della provincia di Venezia, quindi un prodotto IGP, radicchio e Montasio si sposano. Senta Giuseppe Palo, questo radicchio qua, ecco qua, l'abbiamo un po' pelato per mostrarne proprio il colore, la bellezza di questo radicchio qua, con cosa lo mangiamo soprattutto e come? Ma ormai il radicchio gli chef lo stanno preparando in tutte le maniere, crudo, con le noci e così via, però arrivare anche ai pasticci, ai risotti, si abbina col pesce, quindi le caratteristiche in cucina del radicchio vengono esaltate, laddove poi c'è una bella preparazione. Un radicchio molto versatile. È un radicchio molto versatile, si conserva bene, dura anche nel mantenerlo anche in frigorifero, quindi all'occasione, agli ospiti che ti si presentano in cucina, caro Angelo, tu puoi offrire radicchio come vuoi. Abbiamo preparato dei ricettari molto interessanti, avviando un concorso con i ristoranti, e i nostri chef lo hanno abbinato dalla carne al pesce, alle verdure, altre verdure, in tutti i tipi. Un servizio sugli agriturismi, si profila una bella estate con tanti visitatori. Il servizio. Siamo nell'agriturismo al Segnavento, alle porte di Mestre, un angolo di vera campagna delimitata dal fiume Sile. Una decina di ettari, una struttura elegante, accogliente, immersa nel verde, che si riconosce nella CIA di Venezia, Confederazione Italiana Agricoltori. Relax ed armonia. Una cucina naturale in cui si trasforma e si prepara quanto è coltivato, allevato e prodotto in azienda. Qui si ha un'idea di come l'agriturismo più evoluto si stia muovendo. Tradizione non significa, ci dicono, come 50 anni fa. Vuol dire, partendo dai prodotti della tradizione, intercettare e valorizzare le tendenze dietetiche e culinarie. Grande tradizione, abbinata però a una grande innovazione e grande tecnologia in cucina. Che cosa significa grande tradizione e grande tecnologia in cucina? Grande tradizione e grande tecnologia in cucina significa applicare metodi moderni a quello che è un prodotto classico e tradizionale, quindi portare avanti e valorizzare quello che è il prodotto della nostra tradizione culturale, agricola e contadina, ma in una chiave più moderna. Lei va a braccetto anche con i ristoratori, sì. C'è sempre un po' di tensione tra agriturismi e sì. Ristoranti. Vero, verissimo. Certo è che i nostri cari amici e colleghi ristoratori dovrebbero loro fare un passo indietro, cioè tornare all'azienda agricola,
all'acquisto della materia agricola in azienda agricola, e da lì ecco innovazione e tradizione. Che modello di agriturismo sogna? Quello che ho è il modello d'agriturismo che sogno, cioè grande passione in quello che faccio e guardare sempre avanti. Ispira simpatia a questa agriosteria inserita nel contesto dell'agriturismo, una novità elegante, curiosa e invitante. La CIA di Venezia, in sintonia con l'organizzazione nazionale, prevede un'estate magnifica per gli agriturismi, con tanti ospiti. E guarda con interesse la seconda edizione del Festival Nazionale degli Agriturismi, organizzato dalla CIA e incentrato sugli agri-chef, i super cuochi dei fornelli agrituristici. Tra i partecipanti al festival, Lauretta Campagnaro, dell'agriturismo Lauretta e Vittorino, di Gardigiano di Scorzè, nel quale ci troviamo adesso. Il 2 giugno Lauretta si esibirà con le sue specialità nell'agriturismo Ara Magis, di Ostia Antica, nelle vicinanze di Roma. Ma chi è questo agri-chef? È sicuramente un agricoltore che diventa un cuoco che migliora la propria... È un'ulteriore qualificazione degli agriturismi. Certo, è una qualificazione importante per gli agriturismi. Lei si sente agri-chef? Non lo so, lo devono giudicare gli altri sta roba. La sua cucina? La mia cucina è una cucina semplice. È una cucina semplice, io... Di tradizione, quella che viene dalla mia famiglia e proprio qua, dalla nostra zona. Negli ultimi 10 anni, stando ai dati CIA, gli agriturismi in Italia sono aumentati del 55%. Nel Veneto sono arrivati a quota 1.400. Il passaggio dalla scuola al lavoro rappresenta una fase delicata per molti studenti. Per questo qualche anno fa nel comune di Venezia è nato il progetto ROLP, Rete Orientamento Lavoro Protetto, di cui fanno parte istituti superiori, associazioni di genitori, ASL 12 e ufficio scolastico. Un percorso di formazione integrata verso esperienze lavorative guidate che ora si arricchisce di un nuovo capitolo per ragazzi diversamente abili, aprendosi anche alle categorie economiche. Il progetto è stato presentato all'Istituto Gritti Foscari. Il progetto intanto si chiama Cooperazione e Integrazione con l'Accento e prevede un percorso in 3 fasi. La prima fase è di una ventina di ore, che è legata all'aula, ore di aula, dove abbiamo fatto moduli che trattano l'orientamento al lavoro, la comunicazione, il lavoro autonomo e dipendente, i valori della cooperativa come intesa come modello da seguire e poi ovviamente anche le nuove tecniche che vengono adottate nel linguaggio per poter insegnare a questi ragazzi come si può comunicare sul lavoro, dal lavoro di gruppo al lavoro individuale. La seconda fase, che è quella di accompagnamento sportello permanente, perché questa è la nostra volontà che rimanga fisso, di orientamento al lavoro e di accompagnamento, e la terza fase di tirocinio, stage. Ci sono possibilità di inserimento anche nel mondo dell'agricoltura? Sì, noi abbiamo dei collegamenti con alcune cooperative sociali che operano in serre, dove vengono utilizzate delle tipologie di disabilità, e perché no? E noi adesso temporaneamente stiamo valutando, perché voi come si può immaginare un inserimento va calibrato anche in funzione delle competenze e capacità, il famoso saper fare. Le aziende guardano all'iniziativa con interesse. Abbattere le barriere che a volte dividono il mondo dell'istruzione da quello del lavoro è un obiettivo comune a tutte le parti in causa. Noi abbiamo bisogno di evoluzione nelle nostre imprese e che le imprese facciano sempre più innovazione. Noi nelle nostre imprese abbiamo linguaggi molto diversi da quelli di questi ragazzi e questa cosa diventa un problema insormontabile se non si fanno delle azioni come questa per potersi far fronte. Se non riusciamo a far entrare i giovani, le aziende muoiono di vecchiaia, banalmente, insomma. Voi siete impegnati anche nell'inserimento nel mondo del lavoro per quello che riguarda l'agricoltura? Sì, l'agricoltura si presta rispetto anche alla disoccupazione di lungo percorso e quindi lì abbiamo visto inserire anche delle persone che avevano difficoltà. I giovani anche in agricoltura possono portare quel valore aggiunto che è legato all'innovazione, anche tecnologica e informatica, dove i nostri produttori storici, insomma, fanno un po' più fatica. Diciamo che c'è bisogno di innovarsi anche lì. Dobbiamo innovarsi anche lì e dobbiamo soprattutto metterci in rete con settori di tipo diverso. Quello che stiamo cercando di fare e di promuovere come CONF è proprio l'intersettorialità. Già l'agricoltura con la pesca riescono ad avere dei filoni in qualche modo dove poter mettere insieme sinergicamente le proprie
energie. Bisogna che questo venga implementato anche con gli altri settori, come la cultura. La produzione agricola nel nostro Veneto è molto avanti dal punto di vista della qualità dei prodotti, e riuscire a calcare la mano su questo, facendone anche un'ottima immagine all'esterno, è quello che ci serve. Una bella realtà gli agriturismi, no? Anche sì. Qui nel Veneto. Nel Veneto, in provincia di Venezia, anche qua a Chioggia e zone limitrofe ci sono diversi agriturismi. Vetrina dei prodotti locali. Vetrina dei prodotti locali, perché si consuma a chilometro zero, quindi si consuma un prodotto locale, sapientemente prodotto e poi anche preparato. E prodotto del territorio, in questo territorio di Chioggia, è appunto il radicchio tondo. Lei è presidente del consorzio di tutela, è stato confermato pochi giorni fa, sì. Del presidente del consorzio di tutela del radicchio IGP di Chioggia. Com'è la situazione? La situazione è semplice. Noi facciamo tantissima promozione. Purtroppo c'è una difficoltà commerciale, ma in generale per tutti i prodotti a marchio, ortofrutticoli, quindi bisogna continuare a fare promozione, bisogna governare anche gli aspetti commerciali. A che punto è l'adesione al consorzio? Ma noi abbiamo più che raddoppiato nell'ultimo anno gli associati, la quantità certificata è simile agli anni prima, e l'obiettivo ovviamente è aumentare sia il prodotto certificato che il numero di soci. I numeri del radicchio di Chioggia? I numeri del radicchio di Chioggia? La produzione? Ma il territorio dei 10 comuni potenzialmente ci potrebbero essere 600.000 quintali di radicchio IGP, se tutti i produttori fossero aderenti al circuito del CS4. Questa varietà di radicchio è la più coltivata in assoluto nel mondo? Eh sì, indubbiamente la più coltivata in Veneto, ne vengono prodotti 750.000 quintali, in Italia ne vengono prodotti 1.100.000 quintali. E nel mondo chissà. E nel mondo chissà, e soprattutto nel mondo e anche nel resto dell'Italia e d'Europa viene coltivato non il nostro radicchio proveniente dal nostro seme, ma da semi commerciali. Chiudiamo con il detto veneto: chi sta coi man in man, gapò con co e manco doman. Benissimo, sicuramente sì, bisogna muoversi, bisogna non stare mai fermi. Per troppo tempo siamo stati fermi. Stiamo mai stare con le mani in mano. Mai stare con le mani in mano. Appuntamento con l'agricoltura veneta la settimana prossima. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.